Perché le galassie a un certo punto della loro storia evolutiva a volte diventano sterili, incapaci di dare vita a nuove stelle? La risposta in uno studio appena uscito su Science, firmato fra gli altri da Monica Orienti dell'INAF di Bologna. Usando una dozzina di radiotelescopi sparsi sui due continenti tra l'Europa e gli Stati Uniti, siamo riusciti a vedere una nube enorme, 140.000 volte la massa del nostro Sole, che si sta allontanando a un migliaio di chilometri al secondo. Il responsabile è un buco nero che, spazzando via questa nube, sta sottraendo il cibo necessario alla formazione di nuove stelle. Ad accorgerci di questo fenomeno siamo stati un gruppo di radioastronomi guidato dalla dottoressa Raffaella Morganti, che ora si trova in Olanda. Grazie a queste osservazioni abbiamo risolto un mistero che ci tormentava da anni. Perché le galassie a un certo punto smettono di produrre stelle e diventano sterili? Si sospettava che il buco nero avesse un'influenza su questo, ma non l'avevamo mai visto ed ora invece per la prima volta l'abbiamo svelato.